Un paio di settimane fa è stato giocato un torneo tra Guli, Yamayuta e Issedol, dove hanno fatto un triangolare. E nelle prime due partite Guli ha vinto con Issedol, Yamayuta ha vinto con Issedol, e quindi nella finale si sono trovati Guli e Yamayuta. Adesso, in questa partita, Guli è nero e Yamayuta è bianco, nella Bosai Cup. Come al solito vediamo un po' i fusecchi e poi ricaviamo due o tre problemi dalla sequenza delle mosse. Tutte le mosse della partita si possono trovare su un po' di siti, tra cui gogameguru.com, dove c'è anche il commento di un professionista. Quindi c'è l'SGF con tutti i commenti, che è quello che poi sto usando qua. Per cui quello che vi dirò sarà per una volta giusto. Fino a qui non ci sono sorprese perché è uno dei soliti giochi che si giocano ultimamente. Diciamo, questa è la valanga. Ci sono tante variazioni anche complicate, però ho visto che ultimamente giocano la più semplice di tutte per non far imbrandire la forma, non farla congelare e quindi tenere la partita comunque abbastanza indeterminate, in modo che ci si possa ragionare su di fila. Adesso normalmente bianco gioca o questa o questa, però Yamayuta, a quanto pare, preferisce giocare questa posizione, cioè la gioca spesso, e infatti gioca qua in partita. Nero praticamente sempre in risposta a un'invasione così va a giocare qua per rinforzare tutto il gruppo, perché se dovesse arrivare da quest'altra parte poi potrebbero esserci delle invasioni qui, perché comunque bianco è forte, nero invece ha una forma un po' incompleta. Quindi rinforzandosi indebolisce bianco, e tra l'altro questo è un po' lontano dall'angolo. Forma apparentemente sorprendente, ma è normale. Il commento del professionista è letteralmente: questo può sembrare molto strano per i giocatori Q, ma è una mossa possibile. È difficile vederla perché è raro questo approccio. La mossa corretta è questa, dice. E bianco blocca. Sì, comunque mi chiedevo. Una cosa che darsi all'occhio di me sono più e che qua in mezzo voglio dire subito una pietra non voglia di niente. Ma comunque ti espongo anche dei tagli. Dai, fai così, questo per questo sembra una brutta mossa, no? Non sembra particolarmente ispirata per nero. Sì, ma Così o ispirata, così però sembra che stai cedendo tutto l'angolo. Diciamo così, effettivamente è quella che quello che viene fuori è questo, Ma però non va io bene. poi riesco e tu c'è di debole. Allora, questo non tanto perché comunque vado sul lato, questo può essere debole. Però comunque anche tu devi giocare una mossa di fine. Poi queste sono alte, passano sopra questa pietra nera. Sono stati così, cioè vabbè, andiamo un po' oltre l'incapacità di giudizio. Però comunque il giudizio del professionista che commenta è che questa sia la mossa corretta e che questa sia quella migliore per il bianco.
Anche questa sia importante, perché se nero non la fa e gioca da qualche altra parte, il bianco chiuderà il lato così, cioè chiuderà nero qua in questo modo. Questa poi tra l'altro prepara un aggiornamento. Vabbè, quindi chiuderà. Nero. Bianco. Nero gioca qui, che il commento è sembra lenta, però è molto buona, perché va a rinforzare tutto, va a togliere un po' di spazio a bianco, tant'è che secondo chi commenta bianco avrebbe addirittura potuto giocare lì. Esatto, al posto di questa, cioè invece di tutto questo avrebbe dovuto fare altrettanto. E va bene, adesso siamo arrivati finalmente al problema. Questa è la mossa di nero, qual è la mossa di bianco? Gruppi forti, gruppi deboli, espansioni per fare il territorio, riduzioni del territorio, muoio. No, questo gruppo mi sembra forte. Ok. Anche questo mi sembra abbastanza forte. Mm-hmm. Chiude l'angolo, cerca questo che può lavorare insieme. Resta aperto per un'invasione di nero. Sì, però l'ho detto che però anche bianco può farsi la base nell'angolo, per cui quella pietra non sta così male, soprattutto perché qua alle spalle c'è già il gruppo bianco, quindi nero comunque subirà un contrattacco. Dei bianchi quello che mi sembra messo peggio è questo, perché messo lì così, essendo stato molto più in alto, non si riesce bene a capire che cosa stia facendo, secondo me. In più, l'angolo è preso da nero, che come hai detto tu, può scivolare fuori. In più è venuto su, lavorando con questo lo sta prendendo anche in aria. In più, venendo in su, c'è solo questa pietra, che c'è questo gruppo qua di nero. E tu giocheresti qua per dare più spazio a bianco? Se nero... Dove la metteresti? Supponiamo che bianco giochi da un'altra parte e nero comincia a giocare qua. Per esempio. Non sembra un brutto attacco, diciamo che come posizione magari un po' strana, però no, però effettivamente diciamo è una mossa ambiziosa, perché inizia a dire ho letto questo libro, ok, ed è fresco molto, di Cosmic, ed è molto lato, molto lato, sì. Questa gli rompe un po' le scatole alla presenza di questa pietra bianca. Se non ci fosse, forse potrebbe poi tornare indietro qui e provare a fare un moglio nel lato rosso. Questa invece dice a bianco: guarda che ti sto catturando tutto. Cioè, questa sarà una pietra di confine. Questo. Per quello che è un po' ambiziosa, bisogna proprio catturare. Mentre ad esempio una mossa come questa o questa, dice vabbè, io comunque questi punti li faccio e adesso vediamo te. Adesso scappa. Io. Poi, va detto, al di là questa, bianco ci pensa un bel po' su come rispondere, perché se sbaglia corre dei rischi. Non è vero che voglia di andarmi in via di campo.
però potrei anche provare a cercare di fare una base da queste parti, spingere un po' di più, non lo so. Comunque il primo istinto è quello proprio di fuggire. Però solo scappare non è che sia una bella cosa. Esatto. Per cercare di fare qualche cosa. Solo che non è così facile contrattaccare su quella lì. Cioè, perché provare ad andare di qua comunque. Va proprio a cercarsi una mossa come questa, no? Che adesso sì, che tagliando qui fa una fine qua. Quindi in realtà dà proprio senso a questa, che poi viene quasi a trovarsi nel punto vitale di una forma di questo genere. Sì, che cosa che questo è semplice. Ma beh, perché bianco comunque non è che le deve tenere proprio tutte e tre queste pietre, basta che spacchi via. Altre possibilità? Ma ultimamente come bianco. Se voglio evitare quella roba lì, ecco, forse giocherei qua. Il bianco nero per andare a fare. A quel punto lo faccio base di qua, lo faccio qua. Però io mi lascerei fare quel gioco lì e andare a prendere un po' punto, mi sembra importante. Cioè non vedo in immediato quello. Accetterei, ti posso sempre cercare di scappare, non prendo il rischio. Prendo il rischio e vado a fare tanto, poi dopo ne parliamo dall'altra parte, di quello che succede. Ok, quello è grande, che ha fatto però... bianco è, una... è un'altra cosa, ha giocato qua, che è un po' il confine tra i due moio, anche se questo è un moio piccolo, no? Però va anche a creare l'opportunità di invasione da queste parti. Che, non, cioè, che danno senso per che poi aiuta a sua volta a senso. Lì. Perché attaccando questa... lì poi quello deve scappare. Esatto, aiuta una qualsiasi invasione in questa zona e quindi vuol dire che sta indebolendo questo, per cui questo si rafforza un pochino. Allora, dunque, a nero questi due non è che importano eccessivamente, soprattutto perché bianco ormai ha già giocato tante mosse attorno. Qui magari risponde. Che chiude molto qua. Perché su questa permette a bianco di salire lì e venire qua. Può fare di più a nero. Se chiede di attaccare. Forse anche la tari singolo qui, che poi bianco sale e non è se può permetterci un combattimento con anche queste tre, però insomma, in questa ci sono molti meno problemi, comunque non sono ancora persi, ma questo c'è, ah no, non c'è, scusate.